comunale straordinario davanti all'ospedale Sirai. Questa mattina si è svolta una mobilitazione da parte di politici locali, cittadini e future mamme davanti all'ospedale di Carbonia per scongiurare il trasferimento del punto nascite al CTO di Iglesias. Ma intanto l'ASL 7 nel corso di una conferenza ha ufficializzato il trasferimento. Demolito il serbatoio di Nebida, da anni si trovava in uno stato di abbandono, era un pericolo per l'incolumità pubblica. La giunta comunale di Iglesias ha avviato la ricerca dei finanziamenti per la demolizione da subito dopo l'insediamento. Competitività delle imprese, nuovo bando regionale, l'obiettivo è quello di creare nuove opportunità di lavoro. Le domande andranno presentate dal 4 novembre. Il Carbonia Calcio primo in classifica a punteggio pieno. I ragazzi allenati dal mister Andrea Marongio hanno vinto in trasferta per 3-0 contro il Quarto 2000. Pareggio per il Carloforte, sconfitta per la Monteponi Vezza. Ben ritrovati su Canale 40, lo avete sentito dai nostri titoli di apertura. Questa mattina si è svolto un consiglio comunale straordinario davanti all'ospedale Sirai di Carbonia con l'obiettivo di evitare, di scongiurare in tutti i modi il trasferimento del punto nascite al CTO di Iglesias. Forte partecipazione da parte di politici locali della cittadinanza di Carbonia. Ascoltiamo quindi la prima tranche di interviste che Andrea Corda ha realizzato per noi con alcuni esponenti politici. Sono le 8.40 e ci troviamo davanti al presidio dell'ospedale Sirai, dove è in corso una protesta contro il trasferimento del punto nascita del reparto di ginecologia e di ostetricia dall'ospedale Sirai all'ospedale CTO di Iglesias. Circa 200 le persone presenti in questo momento. Siamo presenti tutti quanti, non certo per questioni di campanilismo o di suddivisione del territorio, ma secondo un'ottica di sinergia tra i primi cittadini e tra tutte le comunità del Sulcis Iglesiente, perché non gradiamo scelte imposte dall'alto. Ma si protesta per l'ennesima volta per lo spostamento della ginecologia di Iglesias. Ecco, il Comune di Carbonia ha mantenuto sempre una posizione ben chiara, quella di che l'emergenza urgenza possa essere insieme alla ginecologia. Alcune posizioni invece sono cambiate nel tempo, molti sindaci che hanno votato a favore del trasferimento li si trovano a protestare nella giornata di oggi. Innanzitutto dobbiamo evidenziare che vi è un ritardo che parte dallo scorso anno, quando si è annunciato che doveva essere trasferita ad Iglesias, e lì l'amministrazione comunale, non ricordando o non volendo attuare una mozione che era stata presentata in consiglio per un intervento preciso, quindi di mobilitazione, ha fatto trascorrere i tempi e non è stato fatto nulla perché questo avvenisse. Era una mozione che chiedeva all'amministrazione comunale di pretendere la visione scritta, del piano aziendale ASL. La mozione fu depositata a gennaio, per ben tre volte non fu discussa dal Consiglio e alla fine, il 29 marzo, fu bocciata. L'assessore di riferimento dell'epoca lesse una lettera che però fu inviata a febbraio, quindi depositata la mozione a gennaio, la lettera fatta a febbraio e poi a marzo però depositata la mozione. Se noi avessimo visto per iscritto il piano aziendale, avremmo capito che ci stavano prendendo in giro, e questo è il mio più grosso rammarico. Ma io sono molto dubbioso, spero. Spero, è giusto che ci sia questa manifestazione, forse avremmo dovuto convocarla molto prima di questo periodo. Però tentiamo, giusto, e sono felice, sono contento che ci sia tutta questa gente, perché finalmente il territorio si faccia sentire per tutte le problematiche che abbiamo e dobbiamo affrontare e affronteremo. Noi siamo qui oggi tutti riuniti a favore dei cittadini del Sulcis, che non devono rinunciare ai servizi sanitari in modo efficiente. Quindi qualsiasi sia l'accordo deve sempre salvaguardare i cittadini. Diciamo che è un trasferimento sì che tocca non soltanto il comune di Carbonia, ma tutti i comuni del territorio, anche perché comunque ricordiamoci che l'ospedale Sirai per noi è veramente un punto molto importante, anche perché voglio ricordare le infrastrutture che collegano il profondo Sulcis non sono sicuramente adeguate per permettere un arrivo immediato presso la struttura ospedaliera per le emergenze. Una scelta scellerata, messa in campo
da coloro che hanno votato l'atto aziendale nella conferenza sociosanitaria. Quindi una parte dei sindaci che oggi protestano ha valorato scelte proposte dal commissario Antonionis, a cui si deve questa situazione, a parer nostro. Anch'io mi unisco a questa protesta, perché nella riorganizzazione di questa rete ospedaliera, oltre ad aver toccato diversi punti come quelli dei malati di SLA, riorganizzazione che ha praticamente creato un sacco di disagi, questo è l'ultimo disagio che sta cercando di creare il nostro commissario. Dunque emerge la criticità di questo trasferimento senza capo né coda, preso fuori che il territorio, perché parla a nome del territorio, lo rifiuta categoricamente perché non ci sono le questioni di sicurezza, per cui noi quando incontreremo l'assessore gli diremo tutto questo, gli chiederemo con forza, a costo di fare ulteriori azioni ancora più eclatanti, di sospendere questo trasferimento. È una battaglia per il territorio. Non parliamo di aspetti campanilistici, tendo a sottolinearlo, ma è un trasferimento che nuoce Carbonia e nuoce Iglesias, nuoce tutto il territorio Sulcis Iglesiens a favore di Cagliari. E quindi con l'incremento di una mobilità passiva che invece il riordino della rete ospedaliera avrebbe dovuto aiutare ad abbattere. Restiamo come annunciato su questo argomento, perché dobbiamo ascoltare la seconda parte delle interviste realizzate questa mattina, appunto, nello specifico sentiamo il parere delle future mamme. Cosa comporterà per voi questo trasferimento? Se effettivamente trasferiranno il reparto ad Iglesias, se ad Iglesias non ci saranno i servizi essenziali, saremo costretti ad andare a Cagliari. Veronica? Che sicuramente è quello che vogliono, perché l'abbiamo capito già da molto, e questo non sarà comunque solo nell'interesse delle persone in gravidanza, ma di tutte le donne, e probabilmente più avanti lo sarà per tutti, se ovviamente questo porterà alla chiusura degli ospedali come vorranno qua nel Sulcis. Prima di tutto è un'emergenza che ci tocca da vicino, visto che abbiamo io un bambino di un anno e mezzo circa, e quindi per le emergenze non sappiamo dove andare, perché praticamente Iglesias è a 25 km per un'emergenza difficile da raggiungere. In più soprattutto ci battono per tutte le mamme che sono in gravidanza e non sanno che pesci prendere, perché adesso non possono neanche fare le visite, perché il trasferimento di questo reparto porta le mamme ad andare a Cagliari. In più non si potrà più partorire in sicurezza. Daniela. Beh, sicuramente allora è un problema che tocca a tutti, anche chi non ha figli comunque insomma è sensibile all'argomento, per cui io vorrei dire che il trasferimento, per quanto riguarda diciamo gli accordi, non segue le linee guida che sono state prese durante l'accordo Stato-Regione del 16 dicembre 2010, per cui insomma la sicurezza prima di tutto sostanzialmente, quindi non essendoci al CTO i reparti come rianimazione, centro trasfusionale, cardiologia e altri reparti che sono predisposti per affrontare appunto le emergenze, bisogna valutare appunto se è la struttura adatta ad accogliere questi reparti. Ecco, intanto proprio stamattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta all'ospedale CTO di Iglesias, la ASL numero 7 ha ufficializzato il trasferimento di cui abbiamo parlato, il servizio. Si svolgerà il 26-27 ottobre il previsto trasferimento del reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Sirai di Carbonia al CTO di Iglesias. È quanto si legge nella nota stampa diramata dalla ASL 7 stamattina, successivamente al Consiglio Comunale Straordinario di Carbonia. Il nuovo reparto, diretto dal dottor Enea Azzori, garantirebbe, stando a quanto si legge nel comunicato, maggiori servizi, tecnologia all'avanguardia e soprattutto grande attenzione alle donne, alle mamme e ai neonati, anche sul fronte dell'umanizzazione. Conta 22 posti letto totali, suddivisi tra ginecologia e ostetricia, un blocco operatorio e un blocco parto. Prestano servizio 13 medici. Contestualmente andranno a operare nella stessa struttura anche i pediatri della neonatologia diretti dal dottor Mario Bandiera. La ASL 7 tiene a precisare che, nonostante alcuni comprensibili scetticismi iniziali da parte degli utenti, la scelta di concentrarsi su un unico punto nascita è del tutto adeguata. Grazie al raggiungimento dei 500 parti nel 2015, infatti, si è potuta garantire la presenza del punto nascita nel nostro territorio, altrimenti destinata alla chiusura.
L'equipe dell'unità operativa, che lavora in maniera unita e coesa, risponde alle aspettative diverse e complesse dei genitori. Viene garantita la sicurezza prima di tutto, ma anche la naturalità dell'evento, la corretta comunicazione, la capacità di rispondere a eventuali emergenze e l'accoglienza del reparto. Il numero crescente di mamme che decidono di partorire nel nostro territorio corrisponde dunque anche alla costruzione di percorsi diversi capaci di dare risposta a diverse esigenze. Per quanto concerne l'organizzazione del trasferimento, nella nota stampa dell'ASL 7 si legge che dal 26 ottobre dunque tutte le donne che hanno necessità di un ricovero ospedaliero nel reparto di ginecologia e ostetricia devono recarsi al CTO di Iglesias. Il reparto di Carboni infatti continuerà l'attività in contemporanea nella sola giornata del 26 e solo per le degenti presenti. Sarà garantita massima concentrazione di uomini e mezzi per la giornata del 26 ottobre. Le pazienti del reparto, insieme ai loro piccoli, saranno trasferite su ambulanze medicalizzate attraverso un percorso protetto extraurbano che garantisca la massima sicurezza durante il trasferimento. Il presidio ospedaliero di Carbonia sarà comunque dotato di un ambulatorio ostetrico per la gestione di eventuali emergenze ed urgenze. Anche il consigliere regionale dell'UDC Gianluigi Rubio, il coordinamento cittadino di Sinistra Ecologia e Libertà di Carbonia si sono espressi su questo spostamento da Carbonia al CTO. Sentiamo. Anche SEL e l'UDC attraverso il consigliere Rubio si sono espressi sullo spostamento del punto nascita di Carbonia. Il mantenimento del punto nascita a Carbonia è fondamentale per la sicurezza delle donne e dei nascituri al momento del parto nel periodo immediatamente successivo, in quanto in caso di emergenza a Carbonia sono presenti reparti e specialisti che possono intervenire, afferma il coordinamento cittadino di SEL Carbonia. Nessuna guerra di campanile, afferma invece il consigliere regionale Gianluigi Rubio, che reputa lo spostamento del punto nascita da Carbonia Iglesias una cosa dovuta alla città di Iglesias, in quanto la città ha scritto la storia sarda e del Sulcis anche in campo sanitario e sociale. Si tengono presenti le eccellenze del centro traumatologico e del polo pneumologico infantile dell'ospedale Crobu, il più importante presidio nell'isola, sino al Santa Barbara. E continua dicendo: è necessario che il punto nascita di Iglesias possa diventare il fiore all'occhiello per il distretto, accentrando e completando i servizi di chirurgia pediatrica, emodinamica e chirurgia. Voltiamo pagina, cambiamo decisamente argomento: competitività delle imprese. C'è il nuovo bando della regione per creare opportunità di lavoro. Possono essere presentate a partire dal 4 novembre le domande per il bando denominato Aumento della competitività delle piccole e medie imprese operative attraverso il sostegno agli investimenti materiali e immateriali, servizi di consulenza e formazione. Vi proponiamo a questo proposito alcuni dettagli sul bando che abbiamo trovato sul servizio di Novas, ovvero il settimanale di informazione online sul sito ufficiale della Regione. Piccole e medie imprese, 10 milioni per sostenere gli investimenti. Domande dal 4 novembre. Con uno stanziamento iniziale di 10 milioni di euro è partito il bando per il sostegno alla competitività delle piccole e medie imprese della Sardegna. Dedicato alle aziende operanti da almeno 2 anni, il bando finanzia gli investimenti materiali e immateriali, i servizi di consulenza e informazione finalizzati a migliorare e far crescere l'impresa. Il valore dei progetti presentati dovrà essere compreso fra un minimo di 15 e un massimo di 150.000 euro, coperti per almeno il 25% con mezzi propri o finanziamenti di terzi. La forma dell'aiuto regionale è quella della sovvenzione a fondo perduto per l'abbattimento della quota capitale dei finanziamenti e può coprire tra il 10 e il 70% dei costi ammissibili. Sono tanti gli interventi finanziabili, dalle opere murarie per ammodernamento e ampliamento alle spese di progettazione, lavori per efficientamento energetico, macchinari, attrezzature per la produzione, programmi informatici, brevetti e licenze. Non solo, sono compresi i servizi di consulenza per innovazione, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, piani di marketing, partecipazione a fiere e promozione all'estero. Possono presentare domande le micro, piccole e medie imprese manifatturiere, commerciali, scientifiche e tecniche. Si va dall'edilizia all'alloggio e ristorazione, dai servizi professionali a quelli di informazione e comunicazione. L'intervento rientra nella programmazione unitaria e coinvolge gli assessorati del turismo, artigianato e commercio, dell'industria e della cultura. Il bando è disponibile sul sito della Regione. Le domande potranno essere presentate dal 4 novembre al 31 dicembre 2016.
Come già sapete, Equitalia sarà soppressa dal 1 luglio 2017 e al suo posto verrà istituito l'ente pubblico economico denominato Agenzia delle Entrate e Riscossione. Il decreto prevede la possibilità per i debitori di estinguere i propri debiti senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora e il pagamento di quanto dovuto verrà dilazionato in 4 rate. La terza rata entro il 15 dicembre 2017 e la quarta invece entro il 15 marzo 2018. Abbiamo voluto approfondire questo argomento con il deputato del PD Emanuele Cani. Equitalia è stata ed è, insomma, per i cittadini una istituzione, diciamo, vista molto negativamente. E quindi finalmente il governo ha deciso di intervenire su due aspetti. Il primo riguarda la cancellazione, diciamo, della istituzione Equitalia e la riorganizzazione in un soggetto legato direttamente all'Agenzia delle Entrate, quindi interrompendo questa, diciamo, autonomia gestionale della struttura abbastanza burocratica del sistema di Equitalia organizzato in tutto il paese. Quindi un elemento che sicuramente produrrà dei benefici, dei risparmi complessivamente per il cittadino. Ma questo non è, diciamo, l'elemento più importante. L'elemento più importante è che nel pacchetto proposto nella nuova legge di stabilità, che probabilmente entrerà alle Camere nelle prossime ore, è prevista la cosiddetta rottamazione delle cartelle, che è quello che effettivamente i cittadini si aspettavano. Ecco, per spiegare bene la rottamazione delle cartelle occorre sottolineare che si pagherà comunque il dovuto, ovvero il debito che ognuno ha maturato, ma senza gli interessi, senza, insomma, le more che via via hanno lievitato. Sì, è quello che i cittadini chiedono a gran voce da tanto tempo. Sostanzialmente, perché Equitalia è sempre stata vista come una società di riscossioni ostile ai cittadini? Perché nella gestione complessiva della riscossione del credito ha sostanzialmente inserito un sacco di voci che poi hanno fatto lievitare in maniera molto importante, come dire, l'importo iniziale. Quindi che cosa prevede questa proposta che il governo sta facendo, che adesso l'esame dell'Unione Europea, tra l'altro, cioè propone il taglio complessivo e netto di tutti quelli che sono i balzelli legati alle cartelle. Quindi, per fare un esempio, se io ho un debito con Equitalia di 10.000 euro, partendo da un capitale iniziale di 5.000 euro, questo tipo di, diciamo, di riforma del sistema di fatto prevede il taglio di tutte le somme aggiuntive, quindi mi trovo a pagare anziché 10.000 euro, mi trovo a pagare per esempio 5.000 euro che andranno dilazionati. È stato demolito il serbatoio di Nebita, da anni rappresentava un pericolo per l'incolumità dei cittadini. Sentiamo. Si sono conclusi i lavori di demolizione del serbatoio pensile sito nella frazione di Nebida. Il serbatoio, commenta il sindaco Emilio Gariazzo e l'assessore ai lavori pubblici Barbara Mele, si trovava in uno stato di abbandono da decenni e aveva segni preoccupanti di invecchiamento strutturale che lo rendevano un pericolo per l'incolumità pubblica. La situazione è stata segnalata persino dalla prefettura a fine del 2011. Subito dopo l'insediamento, l'amministrazione Gariazzo ha avviato la ricerca dei finanziamenti necessari a poter realizzare questo importante intervento. La gestione commissariale della ex provincia di Carbonia Iglesias ha stanziato altri 40.000 euro, oltre ai 20.000 che già aveva deliberato, per un totale di 60.000 euro. A questi fondi il comune ha aggiunto 40.000 euro dal proprio bilancio. Esprimiamo, concludono il sindaco Emilio Gariazzo e l'assessore ai lavori pubblici Barbara Mele, soddisfazione e la conclusione positiva di un intervento che ha avuto un iter lungo e travagliato. E adesso vediamo una breve di cronaca. I carabinieri di Iglesias hanno arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio Okoise Kennedy, un nigeriano disoccupato, classe 1997, ospite di un centro di accoglienza della zona. Il nigeriano è stato trovato in possesso di 20 grammi di stupefacenti, per lo più eroina, di circa 100 euro in contanti ritenuti provento dallo spaccio e di materiale per il confezionamento delle dosi. Il ragazzo infine è stato rimesso in libertà e per ora è in attesa di giudizio.
Apriamo la pagina sportiva come ogni lunedì per quanto riguarda la terza parte del nostro telegiornale. Il Carbonia Calcio è inarrestabile, quarta vittoria consecutiva e bianco-blu sono primi a punteggio pieno nel campionato di promozione. Vediamo. Il Carbonia Calcio non si ferma più. I ragazzi allenati da mister Andrea Marongiu ieri hanno vinto in trasferta per 3-0 contro il Quarto 2000 grazie a una doppietta di De Montis e un gol di Corona. I biancoblu sono primi in testa alla classifica con 12 punti, a punteggio pieno e senza subire gol. Ennesima dimostrazione di compattezza e di solidità difensiva per la formazione carboniense che ha 3 punti di vantaggio sull'Arbus. Primo punto in classifica per il Carloforte che ha pareggiato in casa per 1-1 contro il Samassi. Male invece la Montepone Iglesias sconfitta in casa per 3-0 contro la Villa Cidrese. Gli iglesienti, allenati da mister Titi Podda, sono nelle zone basse della classifica con soli 3 punti. Nel prossimo turno il Carbonia giocherà tra le mura amiche contro la Frassinetti, mentre la Monteponi sarà impegnata nel derby contro il Carloforte. Per quanto riguarda la pallavolo, nel campionato maschile di Serie B1 la VBA Olimpia Sant'Antioco balza in testa alla classifica dopo la vittoria per 3-7-0 in trasferta contro la Bocconi Sport Team Milano. I lagunari sono da soli al comando della graduatoria, unica squadra del girone a non aver perso neppure un set. Nel calcio a 5 invece esordio amaro per il Carbonia, sconfitto in casa contro il Carloforte. Esordio amaro per il Carbonia calcio a 5 nella prima giornata del campionato di Serie C2. Al palazzetto dello sport di Via delle Cernitrici, di cui potete vedere le immagini, la squadra allenata da Maurizio Pinna ha perso 4-1 contro il Carloforte. La formazione tabarchina ha dominato il match ipotecando di fatto la vittoria già dopo la prima frazione di gioco, chiusasi con il punteggio di 3-0 per i carlofortini. Nel secondo tempo il Carbonia calcio a 5 è riuscito a scrollarsi di dosso il torpore iniziale e ha giocato decisamente meglio, soprattutto sotto il profilo della cattiveria agonistica. Ma ciò non è bastato alla formazione presieduta da Luciano Zara, che dal punto di vista degli schemi tattici porta ancora con sé il cartello lavori in corso. Bene, anzi benissimo invece il Carloforte, squadra collaudata con un'ossatura tecnico-tattica ben precisa, come ha spiegato ai nostri microfoni l'allenatore Andrea Perdighe. È stata una partita molto difficile su un campo ostico dove non sarà semplice per nessuno passare. Sono contento innanzitutto di rivedere il calcio a 5 a Carbonia, quindi ne approfitto per fare un grosso in bocca al lupo agli amici del Carbonia calcio a 5. Naturalmente oggi però devo pensare al mio Carloforte che ha risposto alla grande e ha dato continuità al lavoro che abbiamo incominciato l'anno scorso. Avete fatto un'ottima partita, siete un po' calati però nella fase finale, prestando il fianco al Carbonia, che ha avuto una bella reazione. Come dicevo prima, abbiamo giocato contro una bella squadra, ripeto, secondo me non sarà semplice per gli altri contendenti comunque venire qua e giocare facile, quindi sono usciti i valori del Carbonia alla lunga, ci hanno messo in difficoltà, siamo stati bravi e un po' fortunati in alcune circostanze, quindi penso che però il risultato sia giusto. Si tratta però soltanto della prima giornata di campionato e il quintetto di Carbonia avrà tutto il tempo per potersi rifare. Intanto una notizia positiva c'è, dopo alcuni anni di assenza il calcio a 5 ritorna a Carbonia in un campionato di alto livello come la Serie C2 per ripercorrere i vecchi fasti della Mediterranea, squadra carboniense che si è imposta ad alti livelli negli anni scorsi. Il Carbonia calcio a 5 ha nel suo staff societario, oltre al presidente Luciano Zara e al vicepresidente Federico Zara, i consiglieri Mauro Barlini e Duilio Tatti. Barlini e Tatti sono reduci proprio dai successi conseguiti con la Mediterranea Calcio a 5. E chissà che questo non possa essere un buon auspicio per la nuova squadra di calcetto di Carbonia. E adesso ancora lo sport con Renato Scano. 3 vittorie di fila, paradossalmente può essere questa la causa dei 5 gol presi tutti insieme dal Cagliari. 3 vittorie e un gol di vantaggio dopo meno di 2 minuti sulla Fiorentina. Nella testa della squadra di Rastelli era già arrivata la quarta vittoria consecutiva e quando Di Gennaro ha sbagliato il gol del 2-0 dopo un quarto d'ora, allora era proprio chiusa, potevamo andare tutti a casa. Era così facile affondare i viola. Invece a casa ci ha dato il Cagliari con la testa bassa. Troppa euforia. Rastelli, come ha ammesso con grande onestà, non è riuscito a far capire alla squadra che questa partita era più difficile di quella di San Siro. Allora aveva giocato contro una non squadra, stavolta contro una squadra in difficoltà certo, ma pur sempre squadra e soprattutto rinfrancata dalla vittoria in Coppa. Il Cagliari ha sbagliato così tanto che potrà far tesoro di questa assurda domenica di fine ottobre.
ha sbagliato tutto, a cominciare dall'atteggiamento. Dopo aver sorpreso la Fiorentina d'inizio gara, si è fatta non solo sorprendere, ma disintegrare dai viola per tutto il resto della partita. In giornate del genere una neopromossa avrebbe bisogno di aggrapparsi ai giocatori di esperienza che ieri, tolto Di Gennaro, sono stati i primi a naufragare. Potremmo pure sostenere che Taxidis abbia sofferto la pressione di Ilicic, ma non può essere questa o solo questa la ragione del niente offerto dal greco in partita. Padoin, che in Sardegna aveva portato un pezzo del carattere di timbro juventino, ieri l'ho lasciata a casa. Isla non si è mai visto. Bruno Alves, campione d'Europa, si è perso in una difesa maltrattata da Kalinic e Bernardeschi. Non c'era niente e nessuno che potesse salvare il Cagliari, non tanto da una sconfitta, ma da un tracollo di quel tipo. Rastelli deve ripartire da tutta la negatività di ieri per rilanciare il Cagliari. Non ci sarà bisogno di analisi tecniche e tattiche, nemmeno di riflessioni. C'è bisogno solo di ricominciare con lo spirito che il Cagliari aveva prima della partita con la Fiorentina. Il suo campionato non è pensato per il vertice, meglio sempre dare un'occhiata alle spalle. E con questo servizio il nostro telegiornale finisce qui. Vi ringrazio per essere stati con noi. Vi lascio adesso alle previsioni meteo e poi Noa Sincurzu, il nostro telegiornale in lingua sarda. Vi do appuntamento alle prossime edizioni del TG40. Arrivederci. Previsioni per martedì 25 ottobre. Nuvolosità sparsa. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da sud con intensità di 12 km orari. Possibili raffiche fino a 24 km orari. Temperature minime comprese tra 17 e 22 gradi e massime comprese tra 28 e 34 gradi.